A me piace molto pensare ai miei genitori, Bologna con la neve, le vespe senza casco in tre o in quattro in mezzo a tuo padre e tua madre, è un'Italia povera. L'atmosfera del vestito della domenica, l'atmosfera delle prime macchine, della motorizzazione, del boom, ma anche di una vita semplice e sicuramente con tanti valori. A soli 26 anni entrare alla Ferrari è stata per me una grande emozione. Avevo appena finito un corso di specializzazione alla Columbia University in diritto internazionale e mi sono trovato non stop catapultato da New York a Maranello di Modena. È stato un impatto importante. Aneddoti del mio primo periodo alla Ferrari ce ne sarebbero tantissimi, personali, professionali. Uno, quando eravamo a Zandvoort, circuito difficilissimo in Olanda, pioveva, allora non c'erano le comunicazioni via radio con i piloti, era rientrato Niki Lauda per cambiare le gomme. In quel momento Ronnie Peterson con la Lotus, anche lui cambiava le gomme, io in maniera frenetica andavo e tornavo dai box e non mi sono accorto che Ronnie Peterson partì. E mi prese in pieno, mi sono rotto la spalla, il polso, il braccio, il gomito, tutto. Finita la gara, Peterson corse fortissimo ai box, dice: "Ma lo spero di non averlo ammazzato", e venne su. Poi venne Lauda, che non mi vedeva durante la gara a fargli i segnali, perché logicamente stavo male, e mi dice: "Tu cosa aver fatto? Io ho completamente abbandonato, tu non lavorare più". E io lo volevo mandare al diavolo, perché avevo talmente male che non riuscivo a parlare per spiegargli il motivo per cui non mi aveva più visto. La mia entrata in Fiat ha significato lavorare a stretto contatto con Gianni Agnelli, che è stato per me anche un maestro di vita e di capacità di guardare avanti, di guardare al mondo. Periodo di metodo, di lavoro, di grande ordine e anche un momento difficilissimo, tragico per il paese, per la città di Torino, per la Fiat. Attentati continui, le Brigate Rosse, Torino come città laboratorio, la Fiat ancora una volta come azienda laboratorio, però una grande esperienza umana e professionale. Ma una sempre, dimostrare che soprattutto quando ero più giovane, a persone più anziane di me, che la determinazione e la volontà premia e che non si è lì solo per motivi diversi, ma per capacità. E l'altro è il rilancio della Ferrari. È un'enorme soddisfazione aver rilanciato questa azienda che è passata dalla cassa integrazione e da nessuna vittoria a diventare oggi un'azienda di grandi utili, unica al mondo come numero di vittorie nei mondiali di Formula 1. Nessuno ha vinto tanto come noi nella storia. È un marchio che ancora di più ha rafforzato il prestigio e la presenza dell'Italian style, della tecnologia italiana, del bello italiano, del design italiano nel mondo. Una grande soddisfazione con delle persone eccezionali che hanno lavorato con me. Io ho tante passioni. La prima passione sembra ovvio, ma non lo è la mia famiglia, sono i miei amici, quelli veri. Il design, il made in Italy, la creatività, l'arte moderna, l'arte contemporanea, la bicicletta, Anna Capri, l'Italia della provincia, New York, i miei amici americani e poi i miei uomini, gli uomini della Ferrari in modo particolare, persone straordinarie con cui ho condiviso momenti molto difficili, momenti di grande tensione con la grande soddisfazione. Sul successo, sul concetto di successo si è sempre parlato molto. Io credo che dietro a questo aspetto un po' così, come posso dire, patinato, ci sia sacrificio, ci sia la voglia di migliorarsi, ci sia la capacità di lavoro in gruppo, ci sia il grande rispetto dei propri collaboratori, capacità di sceglierli, di motivarli, di gratificarli, di farli crescere. E ci sia anche una grande capacità di imparare dagli altri. Io credo che ogni giorno c'è qualcosa da imparare. Questo è il bello della vita. Io faccio prima di tutto il presidente di Confindustria. È un grande onore, è
è una grande responsabilità in un momento di trasformazione, di difficoltà, ma estremamente interessante del nostro paese, visto i problemi che deve affrontare. Faccio il presidente della Fiat cercando di dare il grande supporto al rilancio di un'azienda che è qualcosa di più di un'azienda per il nostro paese. Faccio il presidente della Ferrari, che è la mia vita, e faccio il presidente della Fiera di Bologna come spirito di servizio verso la mia città, dove sono nato, città che amo e città che rappresenta un po' una bella essenza dell'Italia di provincia. Se potessi esprimere un sogno, insegnare ai giovani mi piacerebbe molto per il mio futuro. A me piace molto pensare, lavorare e dialogare con i giovani, che sono il futuro. Io dico sempre che il futuro del nostro paese non è né di destra né di sinistra, è il futuro dei giovani. E io ai giovani voglio dire: lavorate, studiate, impegnatevi, mai come oggi in cui il mondo è competizione. Per vincere bisogna essere più bravi degli altri, per essere più bravi degli altri bisogna sacrificarsi, imparare, metterci del proprio. In bocca al lupo con tutto il cuore.